Com'è un'estate da tanto. Non mettere nulla. Quindi pranzo super easy. Non lo vorresti mai utilizzare e nemmeno la cicorietta sbruciacchiata. Oddio, ho le unghie bellissime, raga. Iniziamo questo video totalmente a caso perché ogni volta che faccio le cose dico cavolo, perché non le ho vloggate e mi dispiace, quindi ho deciso di iniziare e basta, e quando poi inizio ho più dedizione e quindi ora iniziamo con momento beauty della mia vita. Che vi avviene una volta al mese, unghie. Ho amato queste, ora mi sono saltate due tip, anzi una mi si è anche rotta, sono cresciute tantissimo. Ho amato tantissimo questo colore borgogna, si può dire, non lo so, si è schiarito, devo dire, rispetto all'inizio, e ora penso che lo farò ancora un pochino più scuro, tipo un rouge noir. Ho amato questo cuoricino, non so se mi sta prendendo il fuoco. Ho amato questo cuoricino e non so se rifare un cuoricino oppure una lunina. Però, insomma, ora vediamo. A farmi le unghie non vado a Milano. Vado fuori Milano a mezz'oretta, ma alla fine è come andare a Milano, perché ogni spostamento a Milano è di circa mezz'ora. Mi trovo molto bene, vado con la macchina, super comodo. E quindi ora, let's go, perché ci attende un bel restyling. Una bella ricrescita, sono molto molto fiera. Profondamente, che belle. Ma poi mi sono cresciute un sacco, a parte questa che si è rotta proprio l'altro giorno. Stupende, bellissime. Ho fatto cuoricino e lunina. Oddio, le adoro. Oddio, le amo troppo. No, vabbè. Oddio, ho le unghie bellissime, raga. Che video è? Che si vlogga? Tornata a casa giusto in tempo per cambiarmi, sistemarmi, ritruccarmi e uscire, perché questa sera sono a un evento e fatalità, a questo evento lavora anche Jimmy come fotografo, quindi siamo... Io sarò a godermi tutte le attività e Jimmy... Ma io farò tutte e due le cose, lavorerò e me le goderò, dai, io... Bello. Siamo all'evento dell'ente del turismo di Zurigo, da Freitag, che è di Zurigo. Bellissima sta location. Voi lo sapevate che le borse di Freitag sono tutte prodotte da materiali riciclati di teloni dei camion? Cioè recuperano teloni, cinture, camera d'aria e poi li puliscono, lavano, disegnano e cuciono. Cioè, ma che figata pazzesca! Io non lo sapevo. Ecco perché hanno un po' questo look usato. Però meraviglioso. Tu lo sapevi? No. Pazzesco. Devo dire che anche a me non so. I didn't know. Questo è lo specchio che mi meriterei in casa. Così grande. Mi accontento di poco. Della Bahnhofstrasse e delle vie vicine, che quest'anno avverrà il 21 di novembre, dovrebbe essere. Tornati a casa, entriamo in modalità cena. Oggi Jimmy Chef. Nuova specialità, allora, ho inventato una nuova cosa. Devi mettere sul tofu, tu non ci pensare a queste. No, aspetta! Allora, abbiamo
verdure, devi asciugare il sotto, senti che sta sfrigolando. Sì, l'ho già asciutto, ma Asciugato. asciutto. Ora lo troverò Ho capito, no, bagnatissimo. ascolta, sai perché? Jimmy. Guarda, e rimane tutto sotto a questi Ok. burini. Allora, qui stiamo facendo la cicorietta che Jimmy fa sbruciacchiata. Pronuncialo bene, Sbruciacchiata. la La cicorietta sbruciacchiata. sì, questa sciu, E, insomma, scusa anche l'accento finale, sbruciata. Fiorentino, toscano. vai. Vabbè. E, è una sua specialità. Poi abbiamo tofu, anche questa è una specialità di Jimmy perché tofu lo Certo. fa. Slice, io faccio le slice di tofu. In friggitrice ad aria, quindi io faccio i cubetti, lui fa, lo fa fette, ma la sua è una specialità. Eh Vabbè. certo. Ok? E poi abbiamo una cosa gourmet, che è un mio epic fail di questa mattina, il grano saraceno a palle. Questo non Io è a palle, questo è un mappazzone. Ammappazzo. praticamente io ho iniziato a usare, utilizzare la cottura per assorbimento. Ovviamente mentre io faccio i video Jimmy o accende l'acqua o accende la friggitrice, perché è normale, Questo no? l'ho fatto apposta. È Quindi la teniamo un accesa. tocco d'arte. Quindi ho iniziato a fare la cottura per assorbimento che mi avevate anche consigliato nel video dove vi parlavo del grano saraceno. E l'ho fatto per il farro, il riso, e oggi ho provato a farlo per il grano saraceno. Per il farro e per il riso utilizzo la doppia quantità di acqua rispetto al farro o al riso e la cuocio per circa 20-25 minuti. Ho provato a fare la stessa cosa oggi con il grano saraceno. E mi sa che non è proprio giusto, eh. E no, mi sa che la quantità sicuramente è 1 a 1 e deve cuocere in 10 minuti perché è venuto una cosa che, cioè, Era meglio che non venisse, era dai. meglio che non venisse. Quindi, siccome non si butta nulla, comunque lo mangeremo e io lo mangerei anche solo così, un po' spezzettato, tanto chi se ne frega. Invece Jimmy, che figura di modalità gourmet, vuole Certo. farlo tipo grano saraceno, tipo riso al salto. Quindi, Premessa che l'ho già testato oggi, è riuscito alla grandissima. sì, quindi creare una sorta di mini cake in una padella su un fondo d'olio e farla cuocere da un lato e dall'altro e girarla proprio come un pancake. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Stile ho avuto oggi a girarla? No, Tanta roba, no, no. eh. Ora, E non è se riuscito. no ci potrei fare, io avevo pensato in realtà di farci magari una torta oppure anche delle polpette, però vabbè, troppo sbatti. Banale. E basta, questi due calici che mi sa che li ho un po'. Cos'è? Quindi ora prepariamo e mangiamo perché qui c'è della fame. Dimmi quanta fame c'è? Quanta? Oh mamma! Oh mamma, ma mi porta via gattino, gattino! Ma che gli fai? Adesso gli odori. No, babbo, il tofu non ci Tofu no. piace. Questa cosa dei fumi che vanno là dentro mi spezza. C'è un lavoro dietro queste erbette, raga. Ve lo solo far vedere come li ha cotti Jimmy. Cioè, li ha tagliati a fettine e poi li ha cotti in piedi dentro la friggitrice d'aria. Non lo so, raga. Come dei Non lo topi. so, non lo so. Va bene, l'isola di Pasqua è qui. Così. Va benissimo. Fenomeno, ragazzi. Che fenomeno. I'm celebrating something that's been put down for so long. I think I'm like the Dimmi. modern feminist. Ti va bene? Tutti pensavano Piace? che Non fosse so. perfetta, ma lei mancava sempre qualcosa e lottava per ottenerla. Thank you.
Buongiorno. Io solitamente la mattina mi sveglio alle 7 e questo mi permette di fare colazione lenta, con calma, e sistemare un po' casa e anche iniziare un pochino a mettermi a lavorare, rispondere delle mail, perché prima delle 9 tutti non lavorano e quindi è un momento per me dove posso fare le mie cose e non essere disturbata. Quindi questa mattina ho editato un po' dei nuovi contenuti e ora sono pronta per andare a un press day. Praticamente un press day è una giornata evento, possiamo dire, di un particolare brand, di un'agenzia che ha diversi brand, che organizzano per far incontrare la parte media, quindi magari giornalisti, un tempo erano solo giornalisti, ora sono anche content creator, con il brand, fargli vedere le novità, parlarne, eccetera. Quindi è un bel momento di incontro per conoscersi, fare un po' di PR. Adoro il fatto che sto andando al mattino alle 10, che ora sono 9 e mezza, devo scappare, perché questo poi mi dà l'opportunità di essere già fuori e conquer my day, che significa poi allungarmi in palestra. Quindi mi porto già direttamente il borsone e sì, sono vestita con la stessa maglia di ieri sera, perché uno, incontro persone diverse, due, io quando inizio, cioè finché non l'ho sporcata o comunque utilizzata almeno 2-3 volte, non la metto subito a lavare, soprattutto se l'ho indossata 2 ore una sera, ma sotto ho già il top d'allenamento, anzi questo è proprio un crop top, quindi ogni tanto sale, ma va bene. Quindi ora sto mettendo i leggings, scarpe, forse un giorno potrei fare tipo cosa c'è nella mia gym bag, è un video che andava un po' di tempo fa, tipo what's in my gym bag, che non è molto, però vabbè, insomma, scarpe, poi una sacca che mi porto in giro per tenere i miei elastici, la borraccia, le cuffie, l'asciugamano, per non avere 100 cose in mano, quindi vado in giro con la sacca, molto comodo devo dire. E basta, poi ho queste, insomma, delle tasche laterali con le tessere, eccetera. Aggiungo i leggings, devo aggiungere una sacca di tela, perché mi voglio fare la doccia lì, con i prodotti da bagno e le ciabatte, e poi sono good to go. E quindi andiamo. È Natale, è ufficialmente Natale. Cioè questo effetto di pelle, appunto, senti com'è umettata, idratata, confortata la pelle. Vitamin rich face. Un burro richiesto, no, bellissimo. Guarda lo specchio. Vedi? Come già subito cambia. Sì, tantissimo. Adoro. Senti però come il finish del fondotinta con avendo applicato Vitamin Rich Face Base è tutta un'altra cosa. Questa location è incredibile, cioè è pazzesca. E poi lo porta fino ai giorni nostri nella vita di tutti i giorni, perché anche ad oggi dobbiamo essere camera ready, ma comunque offre sempre delle performance altissime. Evento terminato, ho la pelle super glowy, ho preso tutte le creme che mi hanno provato, il make up, e ho una borsa piena di regali, dopo li apro, ma ora salto sullo scooter e volo in palestra, ho la borsa dentro lo scooter.
Tornata a casa un po' tardi perché mi sono persa dietro a fare la doccia. Pranzo, qui ho del riso che ho mille preparato stamattina mentre facevo colazione, cotto per assorbimento e questa volta è andato a buon fine. E poi mi sono messa a fare delle melanzane perché ci sarebbero dei cavolfiori pronti, ma in questo periodo ne ho mangiati troppi e quindi mi stanno gonfiando troppo e quindi ho bisogno di un momento di pausa dal cavolfiore. E ora apro il frigo alla ricerca di una proteina. Non so. Sì, nel frattempo io ho il Jimmy che mi balla così davanti mentre faccio questo video. Grazie, amore, grazie. Secondo me sarebbe una bella delle tre. Però, vabbè. Sì, ci sta. E credo che ti raccomando. Non ho capito, io me lo sono fatto rosso e bianco. Allora, scusa. Allora. Non riuscivo a toglierlo. Quindi pranzo super easy, riso, melanzane e uova sbattute, con due uova sbattute con un pochino di albume. Yay! E siamo arrivati alla conclusione di questo video con questo bellissimo sole e luce. Volevo farvi vedere innanzitutto che cosa mi hanno dato ieri, perché vi ho detto ve lo faccio vedere poi. Mi sono persa dietro 10.000 cose, poi vi dico una cosa bellissima che mi sta per accadere. Quindi le pesco da dietro. Allora, abbiamo Clinique con questo Liquid Facial Soap Extra Mild, quindi un latte detergente, e poi questo che mi hanno super decantato, infatti ora sono curiosissima di provarlo, ho la tosse, che è un non struccante, quindi è un... Quindi è un tipo balsamo, perché la consistenza è questa, tipo super, super burroso, che si applica sul make-up, sull'occhio, si fa agire, intanto scioglie il make-up e poi si risciacqua. Dicono essere portentoso, io amo Clinique come brand, sto utilizzando adesso una loro crema, giorno che è meravigliosa, adoro profondamente. Sempre di Clinique, ora noto, è questo, mi cadono cose a caso, è questo rossetto che ho aperto e la mia reazione è, ve lo apro così potete avere la stessa reazione anche voi, è una limited edition, penso natalizia, speriamo non mi cada. Ma la meraviglia, cioè, non lo vorresti mai utilizzare e nemmeno finire. Questo, vogliamo parlarne? È un rossetto con, questa è la custodia, rossetto color super, non sono brava a fare queste cose, ecco, super super scuro, bellissimo, totalmente il mio colore. Io non sto troppo bene con i rossetti troppo rossi e troppo chiari, ma sto bene con queste nuance un pochino più scure, infatti queste unghie ad esempio sono totalmente in palette e devo dire che mi ci sto un attimo abituando slash constatando che effettivamente l'argento e i rossi scuri, bordeaux eccetera mi stanno bene addosso. Soprattutto sull'argento, sugli altri colori scuri lo sapevo, cioè tipo questo è totalmente il mio colore, però sull'argento ho fatto un po' fatica perché io sapete che amo l'oro, ma vabbè. Piano piano, piccoli step, baby step. Poi abbiamo un box che deduco sia una sorta di box natalizio, quindi magari questo lo potete trovare anche da Sephora, so che vendono Smashbox. Di mascara e gel liner, molto curioso, soprattutto il mascara. Io ho lavorato con Smashbox un bel po' di anni fa, è un brand che amo, ho adorato, io ho lavorato per la parte di, come si chiama, fondotinta, avevamo fatto un bel progetto e poi loro mi avevano magari dato dei prodotti loro, come ad esempio delle palette che ho amato profondamente. E è un brand che adoro. Quindi abbiamo qui il l'eyeliner che dice essere in gel.
Non sono troppo un eyeliner girl perché è un po' complicato, mi viene sempre un occhio meglio dell'altro, no, non è una cosa molto facile. E poi abbiamo il mascara da testare e da provare. E poi, last but not least, Bobbi Brown, che ho scoperto ieri, sarò molto sincera come brand, non è che io sia del settore, però ho molto apprezzato, è proprio è quel pezzo del video in cui mi mette il make-up, mi applica il prodotto, perché ho notato essere un brand di make-up che fa prodotti make-up ma con un occhio alla skincare, quindi anche dentro il fondotinta. Ci sono dei principi attivi del mondo della skincare e per me è un valore aggiunto perché io non amo troppo truccarmi e soprattutto non dico che se devo fare o mi trucco o faccio skincare, ma la mattina più o meno è così. E abbiamo quindi un rossetto, quindi definitely devo provare e testare il fondotinta. E questo rossetto è un pochino più chiaro. Questa è un'altra nuance da giorno che potrebbe starmi bene perché ha un sottotono un po' freddo. Vedremo, insomma, non è che sono proprio super super pratica. Però ecco, queste sono alcune delle cosine che mi hanno dato che testerò e vi aggiornerò, magari con un altro video dei preferiti che ho visto che avete amato quest'anno, insomma, qualche mese fa che ho fatto. E ora arrivo alla conclusione di questo video, perché poi ieri dopo pranzo mi sono un po' persa tra cose di lavoro, registrazioni e valigia, perché momento morte, ok. Perché se mi seguite su Instagram e state guardando questo video nel momento, il giorno o un giorno dopo in cui l'ho caricato, saprete che sono in Texas e sono in Texas con Adidas, my long lost love, lost. Sì. Sarò in Texas per il lancio globale di un nuovo prodotto, di una nuova scarpa, tanto ormai l'avete vista, e sono troppo, troppo felice, troppo esaltata, non vedo l'ora. Chi mi segue da tempo sa che cosa significa Adidas per me e non so, sono molto molto felice. E basta, quindi ora ho passato tutto ieri a fare la valigia, a organizzare il tutto, andare a ricercare tutte le mie cose di Adidas che avevo chiuso dentro una scatola in soffitta, molto romantico devo dire, e sono quasi pronta a partire. Manca soltanto la parte beauty e gli zaini con la tecnologia, anche perché sarà un viaggio bello lungo, si tratta di fare scalo a Londra e poi altre 10 ore di volo e io non ho problemi a viaggiare da sola, ho passato una vita da sola e ho passato una vita a viaggiare da sola, però devo dire che 10 ore di volo da sola non le ho mai fatte e vedremo, devo capire come occupare il tempo. Nel frattempo mi sono già procurata un libro, è uscito il nuovo libro di Carrisi e me lo sono tenuto apposta per questo viaggio, ma io sono una di quelle che se inizia una cosa non può iniziarne un'altra, quindi io ora sto leggendo il sequel di It Ends With Us, che è It Starts With Us, ho fatto un passo indietro. Un po' noiosetto, devo dire, e infatti sto facendo un po' fatica a leggerlo, però vabbè. E quindi quello ce l'ho sul Kindle. Nel dubbio mi porto anche l'altro perché 10 più 10 ore di volo, più lo scalo, più il volo fino a Londra, secondo me avrò un bel po' di tempo per leggere. E se no, comunque mi scaricherò delle serie TV su Netflix, anche se ora sto facendo un po' fatica a trovarne di interessanti. Secondo me io e Jimmy ne abbiamo guardate talmente tante che Netflix, non so, in questo momento non ha molto senso averlo. Vi porterò ovviamente con me e quindi vado a svuotare queste schede, editare e pubblicarvi il video e noi ci vediamo nel prossimo. Let's go to Texas, baby!